Martedì 30 maggio al Teatro Romano ci sarà questo concerto con gli Scrambinarini e la Mano al Mano Band. Il concerto si chiama Ma come fanno i marinai, perché ripropone lo spettacolo di Dale De Gregori, quello che al tempo si chiamava Banana Republic. Quindi ci sarà Mano al Mano Band nella parte di Francesco De Gregori e gli Scrambinarini, che è stata la sua corista per 24 anni, nella parte di Lucio Dalla. Ci saranno due momenti e poi tutta una serie di duetti sul palco. Il concerto ha un importantissimo scopo benefico, l'ingresso è gratuito e tutto quello che verrà raccolto, come siamo abituati a fare noi, verrà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Raccolto quella sera verrà devoluto alla Fondazione. Qui abbiamo il vice direttore o vice direttrice, grazie al Borgo, della direzione scientifica della fibrosi, a cui lascio volentieri la parola per dire. L'incasso della serata andrà a favore della fondazione. Come pensate di investire questa somma raccolta? Perché sono tanti i progetti e tanta anche la ricerca che si sta facendo. E i progetti che abbiamo finanziato in 20 anni sono oltre 300. E a questi progetti colleghiamo lo straordinario miglioramento della qualità e dell'attesa di vita di queste persone, e quindi proprio la malattia ha cambiato faccia, e questo intanto è il primo risultato di questi progetti. Adesso puntiamo a proprio darle una grande speranza, che è quella di poter avere l'attesa di vita delle persone comuni con un farmaco che è in avanzata fase di preparazione. Approderemo nel 2017 alla ricerca preclinica, cioè quella che precede immediatamente la sperimentazione nel malato, ed è un farmaco che ha un obiettivo ambizioso, curare la proteina difettosa che è su base genetica. Quando cominci a vedere il traguardo, o comunque cominci a vedere una strada, moltiplichi gli sforzi per poter raggiungere il risultato. E quello che cerchiamo di fare è di contribuire affinché questo risultato venga raggiunto per la nostra parte, cercando di raccogliere più fondi possibile per questo. Quindi dateci il maggior risultato possibile per far venire più gente possibile al Teatro Romano martedì 30, perché sarà uno spettacolo bello, tra l'altro spettacolo che avevamo proposto anche al Teatro di Santa Teresa in occasione della giornata della donna, ma a marzo.